L'amichevole di oggi con l'Angolara per testare gli uomini in vista del match da dentro o fuori di domenica pomeriggio contro il Bologna. Sarà comunque un Pescara incerottato, come spesso gli è capitato, e avrà l'obbligo almeno di muovere la classifica e non perdere contatto con Empoli e Crotone, che per il momento sono davanti ai biancazzurri. L'ultimo impegno del 2016 all'Adriatico per spingere la squadra di Oddo verso la prima gioia di questo inizio di stagione, quella che manca in Serie A da 35 appuntamenti, per l'esattezza dal 6 gennaio 2013, quando le reti di Jonatas e Selic, unite alle parate super di Perin, piegarono la Fiorentina per 0-2, allenata all'epoca da Vincenzo Montella. Il problema vero per Oddo ancora una volta saranno gli assenti, out by back, ma non è una novità. Pepe, che si è fatto male a Crotone, ne avrà per qualche giorno, e Mitrizza, ieri uscito anzitempo dall'allenamento il difensore Gjomber, Bizzarri ha accusato un fastidio alla mano, mentre sono tornati con il gruppo Biraghi e Brugman. Out anche Aquilani, espulso all'uscita e squalificato per il match dell'Adriatico. Intanto iniziano le strategie per il mercato di riparazione. Di qualche ora fa un post pubblicato su Instagram da Mauricio Pinilla, l'attaccante cileno entrato nei radar biancazzurri, ha di fatto detto addio all'Atalanta. Sinceramente, si legge, ho le valigie pronte, ma oltre ai vestiti ci sono tante cose che vanno via con me. Grazie di cuore, conclude Pinilla, per avermi accolto e trattato come un bergamasco. Poi l'hashtag Forza Dea. Ma la strada che porta al sudamericano non è affatto in discesa, le pretendenti sono tante, una su tutte il Genoa, che ha appena ceduto Pavoletti al Napoli, ma ci ha fatto un pensierino anche il Bologna, prossimo avversario del Delfino. Ecco perché il laziale Filip Djordjevic torna a essere uno dei prospetti privilegiati, anche se sul serbo ha messo gli occhi la Sampdoria. Alla dirigenza biancoceleste piace come Torreira, uno dei giocatori venuti fuori dalla cantera del Pescara. Ma sono discorsi che verranno col tempo. Intanto c'è da pensare al Bologna di Donadoni, che ieri ha visto Elander out per febbre, e l'abruzzese Di Francesco, che ha svolto differenziato a causa di un affaticamento al flessore della coscia sinistra.